Siamo lieti di festeggiare quest'anno la 10ª edizione del Premio Ferrari. Era infatti il 2007 quando siamo partiti con l'idea di premiare la creatività delle redazioni, che si esplica con quei flash comunicativi che sono titoli e copertine. Il premio Ferrari titolo dell'anno è stato attribuito quest'anno al Messaggero, che ha annunciato la morte di Fidel Castro con un titolo estremamente efficace ed effervescente quale Cuba Libre. È chiaro che la morte di Castro evocava titoli, insomma, anche legati alla storia di Cuba, ma alla storia anche in questo caso di un drink famosissimo che era legato appunto alla liberazione di Cuba. Però abbiamo voluto giocare anche su questo titolo che dà il senso di quello che è accaduto. Il premio Ferrari copertina dell'anno è andato invece a Famiglia Cristiana, che ha dedicato una copertina molto significativa al dramma dei bambini perduti, ossia i migranti minori non accompagnati che arrivano nel nostro paese e poi scompaiono nel nulla. Da una parte c'è un titolo molto forte, però l'immagine, che è quasi un quadro, un'opera d'arte da questo punto di vista, presenta il volto di una bambina con una mela in mano e una persona tramite una mano che le dona un'altra mela. A volte basta un semplice gesto per poterle aiutare. E anche quest'anno è stato assegnato il premio Ferrari Arte di Vivere Italiana. Quest'anno il premio è andato al Wall Street Journal Magazine per un articolo dedicato a una scuola di cucina situata nel cuore della Sicilia, che però è solo un'occasione per raccontarci la tradizione della Sicilia e della sua straordinaria cultura gastronomica. I spent a week last year with the Anna Tascalanza Cooking School in Sicily, now run by Anna's daughter Fabrizia. It was my first time on the island and I experienced firsthand why the school has been such a great Epicurean ambassador. I hope I captured some of that magic in the article I wrote.